Caldo record afa, temperature al di sopra delle medie stagionali in un luglio rovente ed è caccia al refrigerio, in acqua o in montagna, ma anche a casa con la classica caccia al climatizzatore, sempre più marcata. Rivendite prese d'assalto, macchinari che arrivano solo su prenotazione ormai, dopo aver esaurito subito le scorte. Le previsioni che indicavano un'estate particolarmente calda sono state rispettate e molte famiglie hanno così acquistato per tempo uno strumento che diventa sempre più indispensabile. Quest'anno veramente sono terminati prima della partenza della stagione estiva e effettivamente quest'anno si è registrato un caldo record che tra l'altro era già comunque previsto e quelli che sono arrivati puntualmente non abbiamo fatto neanche in tempo ad esporli che subito sono stati venduti. Adesso Quindi i tempi i per averne? tempi stanno arrivando, ma lavoriamo sulle prenotazioni. I clienti si stanno comunque lasciando un acconto, stanno prenotando il prodotto e appena arriva gli viene consegnato. Comunque, mediamente nel giro di 2 o 3 giorni comunque avremo a terra una nuova ondata di prodotti. Prezzi I prezzi partiamo dai 3,80 fino ad arrivare anche oltre 1.000 euro. sono aumentati? No, in linea di massima abbiamo mantenuto almeno questo i prezzi comunque degli anni passati. Chi l'acquista? E famiglie comunque un target diciamo di clientela media sostanzialmente, Anziani? anche anziani, sì, un po' tutti sostanzialmente, visto le temperature di questi giorni.